Siamo a Parma con l'amico e maestro anche Mauro Scardovelli, che è un punto di riferimento ineludibile per la riumanizzazione dei rapporti umani e la lotta contro la barbarie liberista e il nuovo ordine mentale. Vi faccio allora una domanda che possa introdurre un tema che ci è caro: come resistere alla barbarie liberista e nichilista e riaffermare l'umano oggi? Come sai, io mi occupo del mondo della clinica, della psicologia, della psicoterapia e della filosofia come dilettante. E sento una grande affinità col tuo pensiero, tant'è vero che mentre venivo qua mi rivedevo con un video su Gramsci. Onorato. È proprio Gramsci, è come lo tratti tu, mi piace molto. Quindi io vedo che dalla barbarie si esce in primo luogo applicando la Costituzione all'articolo 3, dove si parla di pieno sviluppo della persona umana. La persona umana significa quella elevazione della capacità di leggere il mondo, quindi non più dominati, come dice il video di Gramsci, dominati ma non sottomessi, non subalterni, il termine esatto. Perché? Perché riusciamo a disidentificarci dal nostro ruolo di dominati e riusciamo a vedere il mondo da una prospettiva più ampia. Questa prospettiva più ampia però richiede anche un lavoro personale di superamento di quei traumi infantili spesso non risolti che creano una forma di struttura di carattere, quel blocco del pensiero che sono spesso la radice di parecchie disgrazie della vita umana. Non sono, quindi si lavoreremo, noi facciamo formazione, insomma, non dentro Vox, lavoreremo su due fronti, quello del mondo interno e parallelamente sul mondo esterno. Sul fronte quindi del singolo personale, ma anche sul fronte della psiche collettiva e quindi sulla costituzione dell'informazione. E dentro questa cosa abbiamo la fortuna che troviamo tutti i grandi principi della saggezza di tempi. Ci troviamo la Gita, ci troviamo il cristianesimo, ci troviamo Platone, ci troviamo veramente le cose più importanti necessarie a un essere umano per evolvere sia come singolo sia come comunità. Il tema della comunità soprattutto toccare. Sono pienamente d'accordo con la tua prospettiva, caro Mauro, e mi permetto di aggiungere un tema convergente rispetto a quelli che hai declinato, che è il concetto di natura umana. Tu hai evocato la persona umana, che ovviamente è un tema consonante rispetto a quello della natura umana. Bisogna oggi avere il coraggio teoretico di riaffermare il concetto di natura umana, che è un tema naturalmente cristiano, la persona umana, è un tema marxiano anche, perché il giovane Marx nei manoscritti parla del Gattungswesen, cioè l'essenza del genere umano, quindi la natura umana, e che invece le retoriche postmoderne alleate del liberismo e della difesa dello status quo hanno, grazie anche a un Foucault riletto artatamente in chiave postmoderna, hanno annientato. Il teorema postmoderno è quello che dice che il concetto di natura umana deve essere abbandonato perché è autoritario e prescrittivo e che l'emancipazione consiste nell'abbattere ogni limite legato al concetto di natura umana e proporre una forma di libertà libertaria dell'individuo che può determinarsi oltre ogni limite senza più alcun tabù. Ecco, io credo che questo sia il falso teorema emancipativo del postmoderno, che in realtà produce quello che io chiamo in termini nicciani l'oltreuomo a consumismo illimitato, volontà di potenza deregolamentata. Occorre invece riaffermare il concetto di natura umana, che è intrinsecamente rivoluzionario, perché solo se vi è un concetto di natura umana che è possibile individuare la natura umana pervertita e offesa e quindi muovere in direzione di una contestazione rivoluzionaria dell'esistente, qualora neghi la natura umana e la offesa. In effetti il postmoderno, con il suo relativismo nichilista, con il suo, potremmo dire, relativismo dell'indifferenza, sancisce l'eguale falsità e quindi l'eguale verità di tutte le possibili figure e configurazioni, sicché l'esistente, che diventa né più vero né più falso di tutte le altre possibili configurazioni, finisce per essere santificato. Non c'è alcun motivo per rivoltarsi se non esiste la verità e se non esiste la natura umana che può essere offesa. L'importanza quindi della natura umana e del suo concetto sta nel fatto che rende possibile una contestazione, una rivolta ove vi sia la natura umana offesa, come avviene nell'odierno cosmo a mercatismo integrale, che è l'epoca della disumanizzazione dei rapporti umani, l'epoca in cui vi è l'utero in affitto e vi è il supersfruttamento,
vi è la reificazione e vi è la coartazione per gli umani a vivere nel solo ambito della merce. Questa è una negazione della natura umana, è una Entfremdung, direbbe Marx, cioè un'alienazione, un diventare stranieri a se stessi, perdersi nella propria storia, alienarsi, ciò che implica la possibilità di una disalienazione, di un recupero della natura umana e quindi di una contestazione dell'ordine esistente. Ecco perché oggi è così importante contestare l'ordine liberista, postmoderno, nichilista, riaffermando il concetto di natura umana e l'esigenza di una riumanizzazione dei rapporti umani. Come diceva il giovane Marx, l'imperativo categorico di rovesciare tutti i rapporti in cui l'uomo è un essere svilito e disumanizzato. Benissimo, posso aggiungere che sono totalmente d'accordo su quello che dici e nel documento che ho mandato, insomma, c'è proprio credo c'è un passaggio che dice chiaramente che noi in questo momento abbiamo scelto di vivere un'antropologia, vogliamo vivere un'antropologia di adesso, neoliberista, vogliamo vederne le conseguenze. Se vediamo su tu sei un uomo, cioè io devo guardarmi da te, non esiste l'amicizia in questo mondo, non esiste l'amore, siamo tutti competitor, uno contro l'altro. Le conseguenze di questo modo di pensare sono devastanti dal punto di vista clinico, cioè le cose succedono mentre un mente umano si frantuma in e soffre, e non sa di soffrire per questa. Il neoliberismo utilizza la sofferenza psichica per indebolire i resistenti e quindi prenderli alleati, sono talmente fragili, non hanno un io sufficientemente forte da unirsi insieme, anzi se li metti insieme si litigano subito. Sono pienamente d'accordo con te, infatti l'ordine del discorso odierno, il discorso del capitalismo, è quello che nega l'esistenza di una natura umana per poterla così offendere senza che vi siano contestazioni. E tra queste negazioni della natura umana vi è appunto quella che riduce l'uomo a competitor, come dicono gli anglofoni, i mercatisti, annientando in realtà la natura comunitaria dell'uomo, zoon politikon, noto già da Aristotele e ai greci. L'uomo diventa un animale competitivo, una bestia selvatica che deve concorrere nell'ambito mercatista. Quando Thomas Hobbes parla dello status nature come uno stato neocannibale in cui i gruppi si sbranano tra loro, sta descrivendo in realtà perfettamente la società di mercato. Il status nascente al suo tempo nei porti inglesi, ma è una fotografia precisa. Quindi Hobbes paradossalmente ha ragione e torto, ha ragione perché descrive la realtà così come al suo tempo. Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, e ha torto perché trasforma quella situazione storica in una naturale condizione dell'essere al mondo del mondo. Invece bisogna recuperare il concetto di natura umana e delle sue potenzialità ontologiche, la sua potenzialità ontologica dell'uomo come animale razionale, dotato di linguaggio, dotato di giusti rapporti sociali. Logos vuol dire anche questo, non solo ragione e pensiero e linguaggio, ma anche vuol dire calcolo non nel senso della ragione utilitaristica del dotto tensi, ma calcolo delle proporzioni sociali. Quindi questa dimensione dell'uomo va riaffermata con forza nell'epoca dell'odierna, potremmo dire nell'epoca dell'uomo al tempo della sua riproducibilità tecnica, perché questo è stato molto, perché poi il transumano, che in realtà è un disumano per molti versi, è la forma massima di perversione della natura umana. Il paradosso del discorso transumanista oggi è che fa perdere all'uomo la natura e al tempo stesso promette liberazione tramite questa cosa. Quindi trasforma una perdita in un vantaggio, che è il classico teorema poi liberista. Il liberismo si fonda sempre sul trasformare sciagure in apparenti vantaggi. Toglie la fissa dimora, ti costringe all'erranza cosmopolitica e la fa diventare una chance. Ti toglie la stabilità esistenziale lavorativa e dice che è un'opportunità. Ti toglie la natura umana e dice che ciò è un'opportunità. Trasforma l'inimmaginabile, implausibile prima e poi in necessario. Grazie.